Rubrica: rapporti con i media oggi. C'è davvero rispetto per la vita privata? Nel mondo dei media e delle riviste, la vita delle celebrità è sempre stata sotto i riflettori. Soprattutto in Turchia, la cultura popolare, con l'influenza delle serie televisive e dei social media, ha aperto a un vasto pubblico sia la carriera che la vita privata di attori e cantanti. Un esempio di ciò sono le relazioni di celebrità come Kanye Aman e Dimet Özdemir, che sono costantemente oggetto di stampa scandalistica. In questo articolo parleremo di come la vita privata viene gestita dai media e del punto di vista della società sulle celebrità. Kanye Aman e Dimet Özdemir, la coppia amata dai media? Kanye Aman ha iniziato la sua carriera nel 2014 ed è diventato rapidamente uno degli attori più popolari in Turchia. Grazie al suo bel aspetto e alle sue capacità recitative, ha un'ampia base di fan non solo in Turchia, ma anche all'estero. Questo successo ha costantemente portato la sua vita privata nell'agenda dei media. Perché un nome di cui viene seguito ogni passo? A quali progetti Kanye Aman ha preso parte? Con chi era amico o con quale donna ha avuto una relazione? Sono sempre stati oggetto di dibattito. Allo stesso modo, Dimet Özdemir si è fatta un nome come una delle attrici turche di maggior successo negli ultimi anni. Ha ottenuto un notevole successo nella sua carriera, prendendo parte a serie TV e progetti cinematografici. Tuttavia, la stampa scandalistica spesso mette da parte i successi professionali di Özdemir e mette la sua vita privata all'ordine del giorno. Soprattutto, le sue presunte relazioni con Kanye Aman non mancano dalle pagine della rivista. Qui però c'è un punto importante. Le speculazioni sulla vita amorosa delle celebrità a volte possono distorcere la verità. I rapporti tra Kanye Aman e Dimet Özdemir, che a volte si riflettono sulla stampa, mostrano in realtà quanto la società sia dipendente dal mondo delle riviste. I media si concentrano sulla vita delle celebrità e interpretano ogni loro mossa. Estetica e consumo di alcol, doppi standard per le donne. Soprattutto quando si tratta di celebrità femminili, la chirurgia plastica e le abitudini personali vengono trattate in modo ancora più esagerato dai media. La società si aspetta che le donne famose sembrino sempre impeccabili e si conformino alle norme sociali. Di un'attrice che si è sottoposta a un intervento di chirurgia plastica si parla più per gli interventi estetici che ha subito che per la sua carriera. A questo punto Dimet Özdemir è stata spesso al centro delle critiche. Le accuse di aver fatto il Botox e le reazioni che ha ricevuto di conseguenza hanno il potenziale per oscurare non solo la sua carriera, ma anche quella di molte altre attrici. La domanda che bisogna porsi a questo punto è: un'attrice deve sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica? Perché i media criticano costantemente le scelte individuali delle celebrità seguendone ogni passo? Tutti hanno il diritto di esprimersi e di cambiare se stessi. Questo vale anche per i personaggi famosi. Tuttavia, il fatto che una donna che si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica venga immediatamente criticata mostra quanto siano comuni i doppi standard contro le donne nel mondo dei media. D'altro canto, anche il consumo di alcol e la partecipazione alla vita notturna sono diventati un grosso problema, soprattutto per le celebrità femminili. Nomi come Dimet Özdemir sono accusati di creare subito scandalo quando bevono alcolici o si divertono in una discoteca. Anche qui entrano in gioco le norme imposte dalla società alle donne. Mentre una celebrità femminile che beve alcol viene immediatamente etichettata come incontrollata o irresponsabile, la stessa situazione per le celebrità maschili è raramente vista come uno scandalo. Questa situazione rivela ancora una volta l'approccio oppressivo dei media e della società nei confronti delle donne. Gelosia. È una questione amplificata dai media. Un altro problema sorprendente nel mondo delle riviste è la gelosia che le celebrità sperimentano nelle loro relazioni e il modo in cui questa gelosia viene presentata dai media. Anche la relazione tra Kanye Aman e Dimet Özdemir ha avuto la sua parte di speculazioni del genere. Le accuse secondo cui Özdemir era estremamente geloso di Kanye Aman sono state talvolta esagerate dai media e presentate in un modo lontano dalla realtà. Questa situazione diventa ancora più complicata quando i processi emotivi vissuti dalle celebrità vengono trasformati in materiale da rivista. Tuttavia, la gelosia è un'emozione che ogni persona sperimenta di tanto in tanto ed è un problema che dovrebbe essere mantenuto nella vita privata. Tuttavia, esagerando e interpretando erroneamente tali sentimenti personali, i media complicano ulteriormente le relazioni tra celebrità. Ogni discussione, ogni momento di gelosia vissuto da una coppia famosa si riflette nella società e crea pressione su di loro.
Questa pressione a volte può persino causare la fine delle relazioni. Il ruolo dei media e la responsabilità della società. Le questioni discusse in questo articolo evidenziano un problema comune non solo nel caso di Kanye Aman e Dimet Özdemir, ma nel mondo delle celebrità in generale. Mentre i media amplificano ed esagerano ogni movimento delle celebrità, l'interesse della società per queste notizie continua questo ciclo. Mentre la vita privata delle celebrità è modellata dai media, la società consuma questi contenuti senza fare domande. Quindi, come si può interrompere questo ciclo? Innanzitutto i media devono imparare a rispettare la vita privata delle celebrità. Ogni persona ha il diritto di esprimere e cambiare se stessa. Gli interventi di chirurgia plastica, le abitudini personali o i processi emotivi nelle loro relazioni delle celebrità rappresentano le loro preferenze individuali e queste preferenze non dovrebbero essere trasformate in materiale da rivista. Anche la società dovrebbe essere più consapevole di questo problema. Non dobbiamo dimenticare che non tutte le notizie che leggiamo sulla vita delle celebrità sono vere e che i media a volte esagerano tali eventi. Così come vogliamo che il nostro spazio privato sia rispettato nella nostra vita, dobbiamo accettare che anche le celebrità abbiano questo diritto. Di conseguenza, la vita di celebrità come Kanye Aman e Dimet Özdemir è influenzata non solo dalla loro carriera, ma anche dalle speculazioni presentate dai media. Tuttavia, cambiare questa situazione è nelle mani sia dei media che della società. Il rispetto della vita privata è un diritto di ogni individuo ed è responsabilità di tutti noi tutelare questo diritto.